Saluti dal vostro Pompelmo. Oggi, nell'anno Domini 2019, vi è una grande ricorrenza. Una grande ricorrenza per noi che crediamo e sappiamo di vivere in una simulazione. Ebbene sì, quest'anno sono ben 20 anni che è uscito il film Matrix nelle sale cinematografiche. I fratelli Wachowski sono andati molto vicini alla verità sulla simulazione nella quale stiamo vivendo, se non addirittura hanno scoperto cosa c'è dietro questa simulazione nella quale stiamo vivendo. Io sono convinto che i fratelli Wachowski hanno scoperto cosa si cela dietro questa simulazione che stiamo vivendo, assolutamente, e che queste sentinelle qua, come loro le definiscono nel film, li abbiano contattati, e visto che ormai la loro parola era inarrestabile, perché comunque avevano già parlato con grandi media, li abbiano convinti a portare le loro idee a tutto il mondo come una storia di un film, una storia narrata, una storia che non è reale. Ma loro sono sicuramente arrivati molto vicini alla verità e molto vicini a diffonderlo, solo che sono stati fermati da futili motivazioni come la gloria e la fama eterna su questa terra. Avranno visto cosa c'è dietro questa simulazione e hanno detto: meglio vivere in questa simulazione, in questa finzione di realtà, di ricchezza, col benessere, la fama, di avere comunque cambiato qualcosa nella storia della cinematografia mondiale, che andare in una simulazione, uscire da questa simulazione e andare nella vita reale. Solo loro magari sanno cosa c'è dietro questa simulazione. Un futuro magari ci sarà una realtà tipo alla Terminator, qualcosa di veramente post-apocalittico. Nessuno lo può dire, assolutamente. Anche io stesso, magari tra pochi giorni potrei essere contattato e questi video potrebbero sparire dal web. Fino a che riuscirò a diffondere il mio pensiero sulla simulazione, io ci metterò tutto il mio impegno per proseguire questa sulla mia strada e farvi rendere consapevoli tutti che stiamo vivendo una grossa simulazione. L'altra volta abbiamo visto come molte civiltà sulla Terra abbiano cose simili in comune, gli Egizi, le comunità del Centro America, come sia possibile che una civiltà intelligente come quella umana stia distruggendo pian piano il pianeta Terra. Com'è possibile questa cosa? Non è una cosa attuabile, solo in una simulazione comandata da qualche entità o del futuro aliena. Questo non lo so ancora dire, ma lo scopriremo. Non so neanche quando lo scopriremo e non so se ci riusciremo, ma ci metteremo tutte le forze che sono in nostro possesso per farlo. E vi porto un altro quesito: com'è possibile che l'Area 51 non sia mappata su nessun sito come Google Maps, non ci si possa sorvolare sopra, nessuno sappia cosa c'è dentro all'infuori del governo americano? Com'è possibile questa cosa che se uno lì nel deserto degli Stati Uniti si avvicina con una Jeep, d'improvviso dal nulla arrivano delle altre Jeep di militari che invitano ad andarsene da quella zona, come se fosse un film americano, un videogames? E questo non è una cosa possibile. Io sono sicuro che all'interno dell'Area 51 non ci sono alieni, ma c'è sicuramente un centro nevralgico di chi sta tirando questa simulazione. Prendete un altro esempio: Donald Trump, il nuovo presidente degli Stati Uniti. Com'è possibile che un uomo così ricco, così potente, che ha la Trump Tower, sia presidente degli Stati Uniti? Com'è possibile? È un personaggio che ma neanche nel più grottesco dei film americani sarebbe riuscito a diventare presidente, eppure lui è diventato presidente degli Stati Uniti. C'è qualcosa che non torna, qualcosa che puzza in questa storia: la Trump Tower, il fatto della potenza, della ricchezza. Nulla quadra in questa storia. E sono sicuro che pian piano la verità che c'è dietro questa simulazione verrà a galla.